Siamo nello studio del maestro Maglio Masu, grazie prima di tutto per averci accolti. Maestro, l'arte ha riempito la sua vita? Decisamente, lo sport è arte. Prima lo sport, poi è arrivata l'arte e lo sport è rimasto a passione. Qual è stato il suo primo incontro con l'arte? Ma diciamo da, dal periodo scolastico... Delle medie inferiori, quando eh, avendo visto dei libri d'arte, della storia dell'arte italiana soprattutto, mi, mi sono subito appassionato a, alla ricerca, alla ricerca delle immagini, alla ricerca della storia. Poi, negli, eh, quando ho continuato ne, negli istituti secondari, eh, all'Istituto Magistrale di Nuoro, eh, il mio professore era un grande pittore. Della, della storia dell'arte sarda per cui eh, ho avuto un modo proprio di curare e coltivare questa, questa passione anche poi con l'esercizio perché eh, disegnavo già da ragazzo eh, per la verità disegnavo calciatori quando ero bambino con la mia passione per il grande torino e poi il paesaggio è stata la prima il primo soggetto che io ho affrontato perché mi intrigava e poi ad Alghero col mare le marine sono diventate un, un, argomento, un argomento fondamentale per il, mio, per il mio discorso generale di visione dell'arte. Il mare e per esempio le bagnanti che sono... Le bagnanti vengono dopo però, le bagnanti vengono in un secondo tempo, eh, anche quella è stata una scoperta però della... Eh, una scoperta diretta perché mi, mi incuriosiva molto e mi intrigava eh, quando ad Alghero si andava al mare eh, un po' lontano dal Lido, soprattutto per starci tutto il giorno, eh, arrivavano anche delle donne dal paese che facevano la giornata al mare e queste figure si immergevano in acqua con le sottane nere, le sottane bianche, e proprio, eh, quindi era una scena veramente artistica, pittorica. E, e lì ho cominciato infatti, le mie bagnate all'inizio erano tutte vestite e sempre con delle vesti scure e, o bianche, poi pian piano la donna è diventata l'elemento però un elemento che si, come dire, si lega al discorso del paesaggio. E diventa tutto uno. Visione paesaggistica e figura umana, oppure, oltre che la figura umana, anche dei presenze di vita, perché le mie spiagge erano sempre solitarie, ma o c'era un relitto o c'era un vecchio moletto abbandonato e, e quello era un, un elemento per significare che un, c'era una storia. Un po' un elemento di rottura in un'immagine ferma? In un'immagine ferma anche, sì sì, decisamente. Quando ha capito che questa sua passione poteva essere qualcosa di più? di una semplice passione? È una cosa che è nata allo stesso nel tempo, quando l'interesse della gente che vedeva le mie cose, l'incoraggiamento del mio insegnante di Nuoro a lavorare, a dipingere e poi l'entusiasmo giovanile, mi ricordo sempre di un concorso che si faceva ad Alghero dall'azienda autonoma di soggiorno. E con, invitando artisti sardi e artisti del continente, ma nomi di fama almeno nazionale, e, e come giovane assieme a un altro, altri colleghi di Alghero eh, partecipammo a queste manifestazioni e eh, anche lì fui incoraggiato a continuare. Per cui. Poi, una volta che ho iniziato a insegnare, si andava fuori. Io, ho fatto la mia prima volta, l'ho fatta a Calangianos. Lei ha insegnato per tanti anni, è riuscito a trasmettere il suo amore per l'arte a qualcuno in particolare? Ai miei alunni in, maggior, in maggioranza sì, eh, tanto vero che ho incoraggiato altri a seguire degli studi particolari, alcuni l'hanno fatto, hanno fatto l'istituto d'arte e poi magari qualcuno ha continuato, qualcuno si è fermato, qualcuno si è perso, ha cambiato vita, ha trovato un'altra attività, però l'interesse era, perché loro volevano vedere quando io disegnavo la lavagna per spiegare una cosa e io li invitavo poi a disegnare molto, io ho fatto sempre molta attività proprio artistica in classe non solo dal punto di vista del disegno, ma anche dal punto di vista manuale, creativo, come il basso rilievo, l'uso del gesso, dei, delle materie povere, incollaggi di stoffa, carte, eccetera. Avevamo organizzato anche delle manifestazioni a scuola che io seguivo e curavo e, e quindi la cosa andava da sola, diciamo. Ecco. Come si troverebbe il maestro Masu nella scuola di oggi? coi giovani di oggi? Nella scuola di oggi male decisamente, perché la nostra era una scuola molto, molto più diciamo a livello di continuità dell'educazione familiare, per cui il maestro era anche genitore, sotto un certo aspetto e non esisteva il tempo pieno non esistevano i moduli per cui il maestro aveva una classe se la doveva curare per tutto l'anno per tutta la mattina, per tutte le materie, e questo creava anche un bel rapporto con gli alunni. È chiaro che poi le necessità, insomma, sociali, della vita e della scuola stessa hanno portato a queste innovazioni che vanno anche bene, però l'insegnamento credo, almeno sento, che ha preso dei ritmi molto usuranti, non c'è quella tranquillità di poter lavorare serenamente, allungare nel tempo, ognuno ha i suoi programmi, li deve svolgere, quel... insomma, riunioni, relazioni, tempi, eccetera. Oggi forse io, magari mi sarei adattato, però preferisco quella di ieri. Torniamo alla sua arte, se dovesse presentare un solo quadro di tutta la sua produzione corposa quale sarebbe e perché quale sarebbe <coughs> non so dire <coughs> diciamo quali elementi ci sarebbero in questo caso io penso che c'è sempre un compendio tra eh, la figura e il paesaggio perché come dicevo all'inizio alla fine sono elementi che creano che creano una 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 un, una vita eh, delle cose e delle persone. In poche parole, eh, ogni cosa ha da raccontare una storia. Eh, che poi questa storia può essere una storia triste, allegra, di ricordi. Eh, le, mie, le mie bagnanti non parlano tra loro, sono molto tutte silenziose, con sguardi rivolti una da una parte o dall'altra, però c'è questo colloquio silenzioso di emozioni. Miei, gli elementi che ci sono nella spiaggia che può essere un capanno, che può essere una barca che può essere un relito o un molo eh, sono elementi che raccontano che qualcosa c'è stato lì, qualcosa o continua o non continua più però è sempre un elemento di vita l'importante per me è che tutte queste cose riescano a suscitare un'emozione verso lo spettatore la stessa forse impossibile che provo io nel farlo, nel eseguirla, E invece c'è un'opera d'arte di un qualsiasi artista che le sarebbe piaciuto, fosse fatta da lei? Di ogni artista si dice sempre: questa l'avrei voluta fare io. Di ogni artista bravo. Eh, anche anche se con l'arte informale. Eh, c'è un artista che a me piace tantissimo, ma non solo a me, a tutti i pittori e anche alla critica, si chiama Afro, che pure facendo delle, dei quadri di soggetto informale ha una tavolozza di colori che insomma tutti quanti diciamo, questo l'avrei voluto fare io. Un'altra cosa, per esempio, io sono uno che usa i colori mezzi toni mai decisi, mai violenti, però quando vedo... Un, in un quadro di un altro artista un bel rosso che io non farò, che io non, non eseguirò, lo invidio, ecco questo l'avrei voluto fare io. Esiste, ma è un discorso che è, esiste per tutti gli artisti del mondo nella storia dell'arte. Questo Arte che nella famiglia Masu e in casa Masu è entrata in tante forme e in diverse generazioni ormai. Certo. Questo è vero, questo è vero. Se vogliamo riferirci a mia figlia, Franca eh, insomma, ha scelto la sua strada lasciando addirittura la sua professione che era insegnante di lettere e, e oggi insomma, ringraziando i Dio ha un suo successo non solo ad Alghero ma anche in campo nazionale, anche internazionale. Quindi è una cantante molto ricercata, è una è una che soprattutto, uh, forse lì ho influito io con il con, con la mia, col mio concetto dell'arte, anche lei sperimenta, per cui c'è sempre questa continua ricerca di cose nuove, di suoni nuovi, e, e questa la, la stanno facendo avere grosse soddisfazioni. Però c'è anche un'altra, c'è la figlia, la figlia Chiara, che è diplomata all'Istituto d'Arte, che ha un talento che io non riesco a descrivere, una mano meravigliosa, eh, un segno artistico, un segno pittorico eh, veramente di grande, di grande capacità. E dell'idemo deve maturare, maturare soprattutto sotto l'aspetto culturale, questo sta avvenendo, ma deve anche... Eh, crearsi veramente un percorso, una direzione che deve raggiungere. E anche questo mi sto accorgendo in questi ultimi tempi che ha preso bene questa, questa strada. E se continua è un, si farà conoscere. Quindi si dice che certi geni saltino una generazione. È vero. Guardi, guardi posso dirti una cosa. Eh, mia nonna materna... Mi raccontava mia madre, io l'ho conosciuta, ero piccolo ma l'ho conosciuta, Era, faceva la sarta in casa, la sartina, allora eh, le, le donne eh, preparavano il corredo per il matrimonio nel tempo come si usava fino a qualche decennio fa, insomma. E nel baule dove lei metteva le cose che gli servivano per la sua vita di sposa e madre, eh, il coperchio all'interno era tutto disegnato di donnine, di figurine dell'Ottocento con i bustini, ma di una, mi diceva mia madre, che erano bellissime, ma mia nonna era analfabeta, mia nonna non sapeva firmare, per cui aveva questa sensibilità. E quando io sposino ancora lei in vita, cuciva a casa, io ricordo che nei tempi che con i ritagli di stoffa rimasti dal suo lavoro, eh, con la forbice senza pensare proprio, dei, dei tagli decisi e creava delle composizioni su fodere di Cuscini che mi ricordano oggi i quadri di Miro. Era un Miro antelitteramente. <ride> Quando si dice vivere in una casa ed ispirare arte come, come nell'opera lirica, vissi d'arte, non fece mai male l'anima viva. E, beh, Vivere, vivere con l'arte è una cosa per me molto gratificante, perché c'è sempre un argomento di interesse. Secondo me, proprio, sì, ci sono i problemi, perché l'arte porta problemi per chi la, per chi la fa perché non ci si accontenta mai di quello che si fa, si vorrebbe sempre migliorare, si vorrebbe sempre cambiare, cercare nuove cose, però, eh, però se viene a mancare eh, questo momento non lo so com'è la vita. A me capita per esempio che in un periodo non, o non voglio lavorare, non voglio venire in studio, ma credo che dopo due giorni di pausa io almeno ad aprire, a guardare dentro, anche se non lavoro, ma devo venire. Per cui è importantissimo questo, proprio per la propria esistenza. Vivere di arte, e nel suo caso anche vivere di sport, aiuta nei rapporti con le altre persone, aiuta a creare un'empatia diversa con chi abbiamo davanti? È, è fondamentale, io lo sperimento su me stesso, io ho la mia età ormai compio 82 anni, grazie a Dio, e sono stato a contatto con i più giovani, con i bambini, con i giovani quando facevo lo sport e facevo l'allenatore di calcio, e poi nell'arte con colleghi, eccetera. E ho sempre scoperto una cosa, che io ho la capacità, e mi veniva riconosciuta, ho la capacità di eh, adeguarmi e convivere intellettualmente e anche emotivamente con tutte le persone con le quali io mi sono eh, proprio avvicinato e frequentato, dai bambini ai giovani, agli adulti. Io sto bene con una persona anche più, più grande di me, con un ragazzo eh, che è di media età come può essere quelli dei miei figli e con i giovanissimi, per esempio un nipote che fa calcio fa il portiere anche lui parliamo di calcio parliamo, insomma, e io mi ci trovo benissimo non ho un mio, un mio modo di pensare di vedere, è importantissimo questo e credo che, non so se, fa, se lo devo all'arte o se lo devo forse al primo rapporto con la scuola o allo sport ma tutte e tre contribuiscono Torniamo al Maso Artista c'è una mostra all'orizzonte c'è una cosa che le piacerebbe fare? Eh, ormai insomma piacerebbe, piacerebbe, le mostre piacciono sempre. All'orizzonte probabilmente c'è Cagliari dopo qualche anno di pausa e quindi se si farà dovrebbe essere o autunno o l'inverno prossimo. E, e poi tramite un un collezionista e un, ehm, un architetto romano che ha conosciuto me e altri pittori sardi, eh, sta preparando un bel progetto da portare in una mostra importante a Roma, eh, dove vengono messe in evidenza tre linguaggi d'arte di tre artisti di età diverse, uno dall'altro separati da vent'anni, quindi ci sarà un artista di 40 anni uno di 60 e uno di 80. La cosa è molto intrigante e eh, stiamo portando avanti questo discorso e speriamo che vada in porto. Se lei potesse scegliere un posto di Alghero dove fare la sua mostra più bella, quale scorcio di Alghero sceglierebbe? Ma decisamente la visione del porto stata, dal mare è stata sempre quella che più interessato tutti i pittori, però a me mi ha sempre emozionato, anche perché tutto sommato io abito a due passi dal mare verso la spiaggia e, e quando ero molto più giovane che era una parte ancora non molto, non molto costruita, ancora in certi punti anche immacolata, e, insomma e avevo proprio la visione in tutte le stagioni del... Del, del mutamento dei colori della de, de, de de margheritina della camomilla che, che ne, cresceva invadeva fino a fertilia poi in autunno cambiava poi in estate insomma è anche il mare di alghero il cielo di alghero insomma non, non devo descriverli io ma sono delle cose straordinariamente emozionanti perché hanno modificazioni nell'arco di ore della giornata da un cielo sereno a un temporale dove il porto di Alghero poi diventa eh, l'elemento che assorbe tutte queste cose. Per cui noi vediamo questi, queste mura da lontano che possono essere di un ocra, di un chiaro, oppure di un bruno, oppure addirittura di un grigio, ma sono sempre pittoricamente interessantissime. Per cui questa mostra dove la devo fare? In mare? <ride> pensando a produrre una sua mostra e se fosse una mostra non nipote non nipote e eh, questo è il mio sogno eh, anzi un progetto che io sto sto curando nella mia mente eh, che si potrebbe realizzare devono però bisogna come dire, bisogna risolvere anche diversi problemi, eh, non dal punto di vista dell'esecuzione delle opere, le opere ci sarebbero, eccetera. Eh, come impostare questa mostra, che funzione dovrebbe avere, eh, non, non che il nonno deve essere più in alto e il nipote più in basso. Io ecco, sto cercando proprio quasi un titolo dove c'è questo collegamento familiare. Perché non c'è solo la, la mia nipote, ma c'è anche un'altra nipote, per esempio, che è molto... infatti sta facendo studi a cinema all'Università Bologna e ha, una, e ha delle qualità anche nella fotografia. Per cui si potrebbe fare una cosa, come si suol dire alla siciliana, di famiglia. Beh, il titolo potrebbe essere Una famiglia in arte. Eh sì, però mi sembra anche scontato sotto un certo aspetto. Vorrei trovare un argomento che, dove non si metta proprio in evidenza, ah guarda, si sono fatti la mostra. Ecco, vorrei che sia quasi una scoperta per chi vede. E, insomma, è un problema non semplice, ma speriamo di risolverlo. Chiudiamo con un messaggio per un giovane algherese che oggi volesse intraprendere non il mestiere, l'attività di artista. Prima di tutto, che differenza c'è tra fare l'artista e essere artista? Beh, l'essere artista è pericoloso sotto un certo aspetto, perché l'essere artista eh, significa che il personaggio è convinto di essere artista e questo gli porta una libertà ma anche una presunzione. E bisogna stare molto attenti perché allora fare delle scelte poi che possono essere, eh, che devono stupire, perché l'artista è un po' strano, è un personaggio molto strano, insomma non è, che, non è che sia un pazzo, però ha le sue idee stravaganti a volte più o meno, però oh, l'importante è che poi produca. Invece fare l'artista è, eh, diciamo, come non, non l'ho detta io questa frase, ma l'artista, il pittore è anche un po' artigiano. Quindi deve essere un lavoro che deve portare fuori tutto ciò che hai dentro, e nella maniera proprio che deve soddisfare te e soprattutto eh, incontrare il rapporto col pubblico, sotto, proprio, almeno personalmente sotto l'aspetto emotivo, fondamentalmente. Perché se non c'è emozione nell'arte, stiamo lì, insomma. E allora. Il consiglio che io posso dare e ho dato a molti, a molti giovani che hanno talento è uno solo, proporsi un, un percorso che è fatto di sacrifici, di delusioni, ma soprattutto di lavoro, di ore di lavoro. Se c'è questa passione non può uno andare a lavorare mezz'ora e poi si fa tre giorni al mare. Devi trovare il tempo nella giornata perché tu possa dedicare a quello su che, di cui tu credi un tempo proprio di lavoro e soprattutto non sentirti mai soddisfatto di quello che hai fatto. Mettiti sempre in discussione. Ha parlato di delusioni, la sua delusione artistica più grande. E cosa posso dire? La delusione è quella di forse di non essere riuscito a fare, a fare il quadro più bello che esista, quella è la delusione maggiore. No, ma delusioni si trovano soprattutto a volte, non solo a volte, nel rapporto per esempio con chi opera nell'arte. Eh, di quelli che dovrebbero essere i, i, i curatori eh, e quelli che devono spingere l'artista a lavorare, insomma dei vecchi mecenati. Oggi molti galleristi sono mercanti, hanno poca cultura dal punto di vista artistico, curano veramente solo l'interesse del mercato. Meno male che ci sono anche quelli, diciamo noi, però avremmo preferito, non solo io, ma tutti, un rapporto diverso tra artista e, e gallerista e insomma, è, è critico. E anche, anche con la critica un po' avviene questo, dove purtroppo a mio avviso eh, non c'è un, un critico che possa veramente abbracciare tutti i campi dell'arte. Eh, non solo dal punto di vista storico ma dal punto di vista dell'interesse immediato se io sono un critico che curo soprattutto l'arte contemporanea eh, non posso trascurare di guardare di vedere chi fa ancora del figurativo eh, o chi fa anche altre cose che a lui non interessano per cui molti critici hanno un campo d'azione sviluppano quello ma non, è, non va bene allora nella speranza che ognuno faccia il suo mestiere e che vengano fuori nuovi mecenati noi la ringraziamo. No, e eh, eh, questo è l'augurio <ride> non tanto più per me, ma soprattutto per i giovani e soprattutto però che nascano e vengano fuori persone di cultura che sappiano eh, promuovere l'arte, iniziando dalla nostra città. La cosa è un po' triste, non abbiamo una galleria d'arte, non abbiamo una pinacoteca comunale e questo è un po' è una mancanza per Alghero Grave. Io sono una vita che insisto con i vari assessori alla cultura perché... Non è difficile far nascere una pinacoteca, questa è la mia opinione, perché l'artista, se invitato a esporre e a tenere un quadro nella pinacoteca di un comune dignitoso, e Alghero lo è, non, non lo vende, lo regala il quadro, lo regala. Per cui non è una grande, un grande sacrificio procurare le opere. I, nei vari musei della Sardegna, dove io sono presente, l'opera mi è stata chiesta e gliel'ho data volentieri mi è stata chiesta facendo da persone che curavano un certo discorso e quindi auguriamoci. Speriamo che chi di dovere colga il messaggio e noi la ringraziamo. Grazie, per grazie a voi del, de, dell'incontro e dell'interesse per le mie cose. Grazie.